Un Pari che sa in parte di occasione sciupata. L'Aquila impatta al Fattori 0-0 contro la capolista SPAL. Resta un po' di amaro in bocca tra le fila rosso-blu per non aver approfittato di più di un'ora giocata in superiorità numerica. La SPAL però ha fatto valere la sua solidità, portando a casa un punto utile visto anche l'ampio vantaggio in classifica sulle inseguitrici. Perrone se la gioca con il 3-4-3, confermando Benzai al fianco di Manuel Mancini e con San Domenico e Ceccarelli ai fianchi di Perna. 3-5-2 per gli estensi e una panchina di lusso dove si accomodano Grassi, Cottafave e Di Quinzio. I primi minuti vedono le due squadre affrontarsi a viso aperto. Si segnalano un paio di episodi: da un lato l'uscita di Scotti a valanga su Finotto, dall'altro lo spunto insistito di San Domenico che converge e conclude al lato. La svolta della gara al 27esimo: Gianni si addormenta sul pallone e se lo fa soffiare da Perna, che punta la porta della SPAL ma viene goffamente steso da terra dallo stesso Gianni. Pochi dubbi per Amabile di Vicenza, che decreta la punizione ed espelle il difensore estense. La seguente punizione di Ceccarelli si spegne di poco sopra l'incrocio dei pali. Più pericoloso è l'affondo di San Domenico, che va in classica serpentina, ma il suo diagonale si perde fuori di un soffio. In chiusura di tempo si fa rivedere la SPAL con la punizione dello specialista Castagnetti sopra la traversa. Più marcata si fa la supremazia territoriale aquilana nel secondo tempo. Il monologo rossoblu però non trova grossi sfoghi di fronte alla consistenza della capolista, che concede solo conclusioni dal limite o dai 20 metri. Branduani disinnesca quella di San Domenico in due tempi, pericolosa la botta di Benzaia e Branduani si rifugia in corner. Più agevole invece l'intervento sul sinistro di Perna. Perrone prova ad attingere dalla panchina con De Sousa e Triarico al posto di De Francesco e Ceccarelli, ma il doppio centravanti non paga, anche se nel finale San Domenico pennella proprio per Perna, che però non riesce ad angolare il colpo di testa da buona posizione e l'estremo spallino ha ancora vita facile. Finisce così senza gol. Per la SPAL va bene così, per l'Aquila un'occasione persa per accelerare l'operazione risalita in classifica. Devo dire che comunque oggi la squadra era abbastanza quadrata, ha provato a giocare contro un avversario insomma di tutto livello, rischiando poco. Questo è un segnale secondo me confortante, che comunque la squadra con i nuovi innesti comincia anche a trovare una quadratura. Adesso dobbiamo cominciare a fare punti importanti anche su campi difficili. La squadra poi ha provato a giocare, magari avremmo potuto sfruttare un pochino meglio quello che siamo riusciti a creare, però è anche difficile perché comunque la SPAL è una squadra che ha la miglior difesa, che lascia pochi spazi, e nonostante tutto insomma noi siamo stati pericolosi in più di una circostanza, quindi vuol dire che la partita l'abbiamo fatta bene. Ma noi non è che pensavamo di pareggiarla, noi abbiamo giocato, anche insomma avete visto che l'atteggiamento della squadra è stato sempre per cercare di vincere, ma anche se loro fossero rimasti in 11 l'atteggiamento non sarebbe cambiato. È stata una partita difficilissima in 10 per quasi tutta la partita e siamo riusciti ad affrontare un avversario molto valido che poi, essendo rimasti in inferiorità, ci ha messo ancora più in difficoltà di quanto pensavamo. Devo dire che non avevamo mai provato questa difesa a 4 e sono stati molto bravi i ragazzi a interpretarla nella maniera giusta.